Un anno di scuola, ma che in realtà è anche molto altro, ce lo dicevano i ragazzi dello studentato, quindi cerchiamo di capire meglio com'è questo progetto del quarto anno liceale di eccellenza di Rondine. Il quarto anno liceale è un'opportunità di formazione, di educazione e di studio che è rivolta a tutti gli studenti italiani dei licei classico, scientifico e delle scienze umane che frequenteranno la quarta superiore nell'anno scolastico 2015-2016. È quindi la possibilità di fare la propria quarta superiore a Rondine, un intero anno di scuola alla Cittadella della Pace. È un'offerta formativa molto ampia, molto approfondita, dovuta al fatto che insieme allo studio delle discipline dei tre licei di cui vi ho parlato, si aggiunge un percorso di crescita di sé, di conoscenza di sé e si comincia per lo studente a delineare un possibile progetto di vita di chi vuole essere anche come futuro cittadino. E, sono sempre molto contenta di vedere il video perché dà proprio l'idea di come questo quarto anno nasca in stretta collaborazione con lo studentato internazionale, con il percorso che fa. Ecco, qual è il ruolo che avranno gli studenti, i ragazzi dello studentato internazionale? Lo studente internazionale avrà il ruolo di tutor, di formatore e accompagnatore in tutte quelle attività che insieme alle discipline che affronteranno gli studenti la mattina, come a scuola, nel pomeriggio potranno poi fare un percorso che noi abbiamo chiamato percorso Ulisse, il viaggio per scoprire chi sono. Ed è lì che entra il metodo formativo di Rondine, è lì che arrivano gli studenti come noi li chiamiamo accompagnatori, formatori e tutor, ma in verità saranno anche un po' compagni di viaggio per il percorso dello studente di 17 anni. Elena. Ma chi sono i futuri studenti del quarto anno liceale di Rondine? Secondo il fondatore, presidente dell'associazione Franco Vaccari, saranno ragazzi generosi e che non si dimenticano del proprio territorio. Sentiamo. Il conflitto ce lo portiamo dentro, è l'esperienza umana che vive il conflitto. Non abbiamo la cultura per gestirlo e trasformarlo in modo creativo. Ci scivoliamo dentro, ci rompiamo il collo in tutte le forme di violenza personale, sociale, organizzata, fino al grande conflitto che è la guerra. Quindi dallo studentato internazionale pensiamo ci siano tutti gli elementi di metodo formativo innovativo da applicare ai giovani che vengono dalle 20 regioni italiane che faranno questo quarto anno di liceo, coinvolgendo le loro classi, le loro scuole, i loro territori, produrranno elementi davvero di cambiamento culturale, perché i giovani del quarto anno non sono giovani egoisti, ma devono essere giovani generosi, che non si dimenticano dei loro compagni, della loro scuola e del loro territorio. Arezzo scopre sempre di più come Rondine sia una ricchezza per il proprio territorio, porta interesse, porta vivacità culturale, porta mondo che passano e non rapinano, ma semmai lasciano, portano dono, portano cultura e quindi anche per i giovani di noi infatti prevediamo nel quarto anno di lasciare un numero più importante per i giovani di Arezzo che devono essere i primi beneficiari di questa bellissima esperienza. Allora, quindi parliamo, l'abbiamo detto, di quarto anno liceale di eccellenza, ma perché nello specifico di eccellenza? Sì, noi abbiamo utilizzato questa parola che forse fa un po' paura, ma in verità per noi l'eccellenza passa da diversi aspetti. Prima di tutto il luogo in cui questa scuola verrà fatta. È eccellente perché a Rondine si concentrano i mondi, paesi, volti e storie in un unico luogo. Quindi lo studente troverà un luogo eccellente perché avrà a disposizione una mappatura geografica sul mondo molto importante. È eccellente perché noi tentiamo di valorizzare i talenti e i meriti dello studente in un percorso di approfondimento di temi che sono centrali oggi per la società, che vanno dalla legalità alla cultura del dialogo e della pace, al rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, ad un uso consapevole degli strumenti, ad esempio, dei new media. È eccellente perché ovviamente noi stiamo cercando ragazzi che hanno voglia di impegnarsi in un percorso che è estremamente ricco, ricco di stimoli. Loro potranno sviluppare progetti di ricaduta sociale sul territorio. A noi piace l'idea che frequentare un anno di scuola a Rondine non sia un'esperienza solo individuale, di crescita comunque potentissima, ma che dia la possibilità di tenere incollato quello studente
studente alla sua scuola di appartenenza, di origine, al suo territorio, e in questo gli affideremo dei temi, delle azioni e dei progetti che potrà sviluppare durante l'anno per riportarlo sul suo territorio. Ecco dove sta forse la differenza rispetto a tante altre esperienze di scelta di fare una quarta superiore lontano dagli amici, lontano dalla famiglia. Questo mantenere comunque un senso di responsabilità sociale come individui nei confronti del proprio territorio e riversare quello che uno studente pur giovane apprende in termini di competenze disciplinari, ma anche competenze trasversali che sono di relazione, che sono di costruzione e progettualità concreta. Ecco, un'offerta che sicuramente incuriosisce i ragazzi, indubbiamente. Io mi immagino un 17enne che sente queste parole, penso che molti vorrebbero indubbiamente partecipare, però mi metto un attimo nei panni dei genitori e probabilmente il genitore medio penserà: ok, però le materie, l'offerta formativa classica di una quarta liceo saranno comunque raggiunti in tutto ciò? Sì, saranno garantiti piani didattici ministeriali, perché in questo noi offriamo comunque un sistema scolastico italiano, quindi noi garantiremo il monte orario delle materie comuni ai tre licei, classico, scientifico e delle scienze umane, e le specificità poi dei tre licei. Questo per quanto riguarda la mattina, solo che le discipline singole saranno valorizzate da tutto un insieme di concetti che nel pomeriggio saranno affrontati, che daranno una sorta di chiave di lettura di come anche si può studiare in maniera nuova una materia come l'italiano, la storia o la filosofia, ad esempio. Fra le tematiche che verranno affrontate, ne hai citata una in particolare, che è la legalità, e su questo tema abbiamo una testimonianza d'eccellenza, vero Elena? Sì, è stato citato come uno degli aspetti caratteristici del progetto il tema della legalità. A sottolineare l'importanza di questo tema è stato l'ex magistrato Gerardo Colombo, ospite d'onore dell'Open Day del quarto anno liceale d'eccellenza. Sentiamo. Io ero già stato a Rondine qualche anno fa, secondo me l'idea di fondo, no? Quella di mettere insieme questi ragazzi di provenienze diverse, le cui nazioni spesso sono in conflitto, è un'idea eccezionale, è veramente favolosa. Qui invece quest'anno di eccellenza è un anno rivolto ai ragazzi italiani. Però anche in Italia conflitti ne esistono, faceva l'esempio di Pato, no? E allora la filosofia è la stessa. Io credo che sia una cosa veramente molto, 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 però ancora molto importante. Un modello formativo che da esempio di eccellenza diventi normalità. Questo l'auspicio espresso da Gerardo Colombo, ospite d'onore dell'Open Day del quarto anno liceale di eccellenza, il nuovo progetto dell'Associazione Rondine Cittadella della Pace. L'ex magistrato, oggi presidente della Garzanti Libri, da tempo impegnato nella diffusione della cultura della legalità, ha tracciato nel suo intervento la storia della struttura culturale e formativa del nostro paese, individuandone le criticità e le possibili soluzioni. La Costituzione è entrata in vigore nel 1948, quando la gente era stata formata dal regime precedente, no? Che per quanto era durato 20 anni, e che in qualche misura, sotto certi profili, confermava, rendendo più drammatica, molto più drammatica, la situazione di prima. Allora, cosa è successo? È successo che questa cultura così radicata, in qualche misura, è stato difficile modificarla attraverso il cambiamento delle regole, e secondo me continua a gettare la sua ombra anche sul presente. Quindi si fa fatica a cambiare, si fa fatica proprio ad adeguarci, no? A uno spirito nuovo, che è uno spirito secondo il quale è necessario proprio che l'educazione operi molto perché le persone riescano a diventare responsabilmente libere. E invece secondo me la scuola più frequentemente educa all'obbedienza piuttosto che non alla libertà. È un lavoro difficile, sicuramente è un lavoro difficile, però bisogna cominciare anche a guardare i contenuti, no? I contenuti della struttura anche, le metodologie molto moltissimo, e lì io spero che si faccia qualcosa. Thank you.